Il linguaggio non inclusivo rispecchia né più né meno le difficoltà di inclusione nella società. Le parole rappresentano la realtà, ma la possono anche modificare per superare i pregiudizi linguistici della cultura patriarcale. Parliamo e scriviamo dalla più tenera età. Ora è giunto il momento di farlo in modo responsabile e inclusivo. Come? Usando un linguaggio neutrale, cioè che non limita, non esclude, non discrimina, e quindi un linguaggio che non è neutro, o addirittura qualcosa che renda non accessibile il testo, ad esempio i simboli, gli asterischi, le schwa. E possiamo anche usare immagini che valgono più di 1000 parole, che smontano gli stereotipi culturali uomo-donna, sia in situazioni professionali che in situazioni familiari. La nostra linea guida per il linguaggio inclusivo è un documento pratico con soluzioni applicabili a qualsiasi testo. Noi la utilizziamo per dare buon esempio e ci impegniamo a scrivere in modo inclusivo e neutrale tutti i nostri documenti ufficiali. Ognuno di noi lo può fare e favorire l'inclusione e il cambio culturale.